Mi sono appena alzato e già mi sento male, mi fa soffrire la cervicale. E poco dopo il mal di testa mi ha sorpreso, mi sa che ho preso pure peso. Ho già provato ogni rimedio naturale, tisana, passiflora e dieta alimentare, ma non c'è niente che mi scacci questo male, soltanto un buon medicinale. Rinazina, malox, vix e delopran, o pastiglio, cuccio, busto e voglio un buscopan. Tutto il giorno tra ricette, tre pastiglie al giorno però prima delle sette, presupposte ed un clistere, fanno bene al mio morale. Io non esco più, io non vivo più, paura di questo, paura di quello, sto bene soltanto così. Nessuno più mi parla o mi capisce, né che mi ascolti o neanche che mi compatisce. Così al problema di dolori mi si è aggiunta la solitudine profonda. Mi è stato detto che non sto davvero male, che il mio problema non è fisico e mentale, che tutta questa malattia è solo una mia fantasia. Rinazina, malox, vix e delopram, ho pastiglio, cuccio, busto e voglio un buscopan. Rinazina, malox, vix e delopram, ho pastiglio, cuccio, busto e voglio un buscopan. Tutto il giorno tra ricette, tre pastiglie al giorno però prima delle sette, tre supposte ed un clistere, fanno bene al mio morale. Io non esco più. Ma io non ritornerò.
comica. Arrivati, ma qui è tutto in disordine. Sono 20 mesi che non veniamo qui. Bisogna rimettere in ordine. Eccoci qua, vi presento il nostro grande presentatore. Wei wei wei. Buonasera. Beh, bisogna leggere, bisogna leggere. Che stiamo facendo? Qua ci dobbiamo mettere in ordine. Chi vi ha detto di cominciare? Appena sentite un po' di musica cominciate. Che stiamo a fare? Non siamo pronti per fare una nuova edizione di questa trasmissione attraverso lo specchio. Chi ha fatto partire la sigla? Sei stata te? Sì. Ho capito, noi, ma qui non dobbiamo noi. Prendere. Allora, cerchiamo di avere un minimo di organizzazione. Qui c'è da rimettere a posto tutto. Ci sono gli operai ancora che stanno lavorando, non so. Beh, guarda, qui sono 20 mesi che non venivamo qui. Eh sì, 20 mesi. Ma nemmeno sanno più, saranno ormai morti quelli che ci vedevano, saranno nate nuove persone, ma è tutto da ricominciare da capo, Se tu arrivi così moscio, buonasera, buonasera, abbiamo già chiuso, Già questi qua che l'avete trovati al parco, sti tre che stavano qui, chi sono questi tre? Loro sono grandi cantanti. Ma che mi pare, Sentiamo. Ma io ho visto due chitarrine, una cosa strana, una padella, questo addirittura suona con la padella, qua. Cioè, a che siamo ridotti? Cioè, noi abbiamo raggiunto degli ascolti incredibili, così, e adesso ci... Voi che ci state a fare? Che ve ci hanno portato qui? C'eravamo già 20... Cioè, siamo qui da 20 mesi. Chi sono? Voi lo sapete chi sono? Loro sono Inverso! Applausi, Inverso! Applausi. Ma un po' ridotti, però! Uno, due, tre, Inverso! Inv, vabbè, poi ne parliamo, vabbè, poi forza, fatemi vedere che cosa avete organizzato, io non so, io stavo ancora pensando di fare la trasmissione, voi partite, va bene, vai, conteniamo, vai. Conteniamo, adesso tocca a te, prego. Ed ora vi presento gli ospiti, gli ospiti. Ecco, non si ricorda nemmeno dove si doveva mettere. Guarda la telecamera. Signore, va bene, qui è. Iniziamo, dai. Che mi guardi a me, guarda lei, oh. Allora? Chi te l'ha scritta questa cosa? Non lo so, a me mi hanno dato questo da leggere e io sto leggendo. Tutta un'organizzazione che però non si capisce che fate. Vabbè, dai, forza, chi devi presentare? Ed ora vi presento gli ospiti, cioè quelli che si trovano qui per caso. Ah, lo diciamo almeno, Il che gruppo figura. È un pezzo del gruppo Inverso. L'abbiamo visto quelli là. Applauso. Applausi! Non c'è nemmeno il pubblico. Siamo noi. Che la fate a fare? Ah, siamo noi, pure il pubblico. Dobbiamo applaudire sempre. Infatti, ho visto proprio pieni di vita, che entusiasmo, Va bene. Poi? Stanno provando una nuove canzoni. Ah, stavano qui per caso, quindi. Bravi lo stesso. E poi... Grandi applausi, va bene. Beh. Poi? E poi il Dario, nazionale Dario D'Ambrosi. Sì, dove sì, sta? Sì, ah, sì. Ma c'è qualcuno? Eccoci, adesso continuo io perché bisogna continuare. Andate vicino, che vi allontanate, mica sì, di mozzica. Sì, venga, sì, sì. Mamma Dario mia. D'Ambrosi, attore, regista, fondatore del teatro patologico. Che bello, e poi tutti noi. Ma non c'è più nessuno? Non c'è più nessuno? No. Come doveva venire un sacco di gente, di siamo solito. Siamo qui. Senti, alla regia vi scrivo un attimo un paio di numeri di telefono, perché almeno parliamoci per telefono. Va bene. Vabbè, voi continuate. Ma che dovete fare, secondo voi? Che dovete fare adesso? Noi che succede? Dobbiamo mandare la sigla.
Ma la sigla già è partita. Un altro video? Un altro video. C'è un altro video? Di che cosa? Di che abbiamo presentato di Dario. Di Dario. Ma io non ho proprio idea di cosa. Di Dario, eh? Scusate, qua ho visto pure che l'avete messa a stirare, non so perché. Che c'è anche Francesca. Vedi? Signori e signori, buonasera. Adesso vi presentiamo Francesca, applausi. Prego, va. Ecco. Grande applausi. Scusi lei che sta impallando la scena, eh. Vado a lavorare un po' di qua. Quell'altro sta facendo le torri coi tappi. Cioè io non ho idea proprio. Giovanni, qua dobbiamo mettere un po' noi. Ma quindi ci sei pure te quest'anno? Pare di sì. Ah, non sei qui per caso? No, sono qui per restare. Per restare? Sì. Ah, perché quell'altro che c'aveva, questa gli ha rubato quello che c'aveva, quello pelato con la sedia? Sì. Quello non viene più, quello? Quello è impegnato. Ah, quello è salito molto in alto. Sì. Quindi verrà magari come ospite qualche volta. Speriamo, noi ci proviamo. Vabbè, intanto diciamo ciao Andrea, ti ricordi? Noi eravamo ciao tanto Andrea! Amici, ti abbiamo sempre voluto bene, abbiamo sempre creduto in te. Ma noi veramente. Ti pensiamo sempre, Andrea, applausi. Certo, che falsi, bielorusso è proprio falso. Noi ti pensiamo sempre, la nostra cooperativa Matrioska ti pensa sempre, applausi. Non fa quel gesto, Sebastiano, che fai così? Allora, caro Andrea, speriamo che la prossima volta magari vieni qua. Ma adesso c'è Francesca che ha il capello un po' più brizzolato. Sì, ma è più rosso, eh. Ho fatto il colore ieri. Ah, ma sempre bella Francesca, sempre bella, sempre. Grazie. Stasera un pelato ce l'abbiamo. Partiamo da quello. Lo conosci? Ma veramente così. Ho visto che è arrivato molto in alto. Molto in alto. Ha viaggiato. Wow. Ma hai visto ieri che foto ha messo su Facebook? Sì, che ce l'abbiamo regia quella foto che ha messo ieri su Facebook, che c'ha un nuovo amico, un amichetto suo, un amico con quello con cui si abbracciava. Molto importante. Che era vestito come Sergei, era vestito. Non ce l'abbiamo? No, non la vedono, questa è la regia, non ci sento. Vabbè, comunque allora. Vede, eccolo qua! Eccolo qua, guarda! Questo è l'amico suo, un nuovo amico. Un nuovo amico. Beh. L'abbiamo trovato così. Infatti, ma è un fotomontaggio. Bello! Anche l'Avvenire ha detto il teatro patologico c'ha un nuovo fan, il Papa. Ma che gli stai dicendo che sta ridendo là? Abbiamo parlato tantissimo, non immaginavo che lui si fermasse così tanto. Prima di tutto ha detto, ma cos'è quella maglia? Io sono un po' matto. Ha detto, perché lavoro con dei ragazzi particolari e adesso questi ragazzi particolari passeranno alla storia, perché dopo l'Orchestra Sinfonica della Scala saranno i prossimi ad entrare al Palazzo delle Nazioni Unite a fare uno spettacolo il 4 dicembre, giornata mondiale della disabilità, e noi andiamo lì a rappresentare l'Italia. E lui ha detto incredibile, è veramente incredibile, e voglio assolutamente che quando tornate vi ricevo privatamente, perché quello che mi stai dicendo è un qualche cosa di unico, e lo è, e sono contento di stare qui insieme a tutti questi ragazzi che abbiamo lavorato insieme 20 anni fa, e devo dire, come ho detto il 16 di giugno alle Nazioni Unite, che quando andremo noi non andrà solo Dario D'Ambrosi e i ragazzi del teatro patologico, ma sarà un intero paese, perché gli ho detto, alla presenza dei tedeschi, gli inglesi e francesi, ho detto voi potete criticarci tutto quello che volete, ma sulla disabilità siamo più avanti di voi almeno 50 anni, si sono offesi, ma poi in qualche maniera ci hanno invitato adesso il 4 dicembre a fare questo spettacolo dentro le Nazioni Unite, perciò devo dire che È bello perché siamo stati i primi al mondo a fondare il primo corso universitario appunto al mondo per ragazzi diversamente abili, e questo ci fa onore non solo al teatro patologico ma tutti noi italiani, e spero che in pochissimi anni molti paesi in giro per il mondo adotteranno questa tecnica, perciò. Insomma, qui non gli abbiamo nemmeno dato la parola, questo ha cominciato, non si ferma più, cioè che stiamo a fare? Si fa la trasmissione da solo? Tanto è sempre stato così questo, perché io lo conosco. Sì, lo conosciamo. Perché questo dice che ha cominciato 20 anni fa con qualcuno di questo, ma tu Sebastiano lo conosci?
No, mi sembra che è la prima volta che lo vedo. Ma guarda, è bugiardo. Peccato, peccato che un interista come me... Interista, c'è una prova, sì, che Sebastiano hai avuto a che fare con lui almeno 20 anni fa. Ce l'abbiamo quella foto, che io so che l'ho vista per caso prima in regia. Eccolo là. Cioè, guarda un po' questa foto, quando è stata fatta, dove Sebastiano? Dove sei sulla foto, Sebastiano? Peccato che non è la foto di quando siamo andati ad Appiano Gentile insieme alla squadra dell'Inter. Quello sì che... Ma adesso è dietro della Roma, è diventato, eh? No, non ci posso credere, mai. Io preferisco morire nell'azzurro che passare della Roma. Grande. Applausi! Paghero. Grande. Vabbè, devi fare subito una, fai la prima domanda a Dario, forza. Dai. Allora, innanzitutto Dario, buonasera, di essere presente qui in mezzo a noi. Ma io, è sempre un piacere per me, veramente. Dovevo partire, pensa, ieri per gli Stati Uniti... E non mi sono fermato solo per voi, ma adesso mi hanno chiesto domani sera di aprire la Leopolda, capito, dal Papa alla Leopolda, passo qui da voi, mi sembra veramente un passaggio giusto e ideale, visto la confusione che c'è qua e la confusione che troverò a Firenze alla Leopolda. So che tu, oltre che essere tifoso di una squadra, sei un bravo attore. So che stai aiutando con tanto amore ragazzi più bisognosi di noi. E tu sei ragazzo. Un sorriso! Beh, finisce la domanda. So che hai fatto tanti spettacoli, mi hanno detto che hai fatto Peter Pan, hai fatto Pinocchio. Che tu non c'eri in quello spettacolo. Che tra cui c'ero anche... M'hanno detto, m'hanno... Quanti anni fa? Non so quanti anni sono passati. Fa, 98 a New York. Sono passati la bellezza di 20 anni. 20 anni fa, sì. So che sei stato per noi un grande regista e con il nostro pensiero ti porteremo sempre nei nostri cuori. Capito, ma devi fare la domanda tu, sei un presentatore. Mamma mia. Sebastiano, ma non c'è scritto niente là sopra, che ti credi, dagli occhiali? Posso aiutare? Vabbè. Posso aiutare? Dai, la domanda è, vorrei sei offeso, vorrei... aspetta, sei offeso, non fate offendere però. Vai, avanti. Che ci leggi con questi occhiali? E ce vedo. Ma che devi vedere? C'è la vista base. Ma sì, ma che cosa devi vedere? La domanda. Ma non c'è scritto niente. Non l'ho scritta. Fa vedere come leggi. Solo patteggiarti, non dare spalla alla videocamera. Che leggi? Leggo quello che ho detto. Che cosa? Quanto è bugiardo! Vabbè, domanda, che vuoi domandare a Dario? Adesso che tu non vai in pensione, tutti gli spettacoli che hai fatto, continuerai ancora? Lo sapevo. Vabbè, se devo fare, va bene, sto zitto, sì. Sto zitto, il congelato devi parlare, se non ti senti. Ecco, la domanda è, continuerai ancora a fare gli spettacoli, questo è, no? Farei ancora a fare gli spettacoli che a me mi sono piaciuti, so che hai fatto perfino Padre Pio, nel film di Padre Pio, che ho appunto la cassetta proprio fatta per non dati, dalla, dall'editore, da Sergio Castellitto. No, quella era la versione di Padre Pio che ho fatto io, era con Michele Placido, che era per la Rai, sì. Quello con Castellitto era per Canale 5. Sì, però sì. Quello è una trasmissione che mi ha fatto capire tante cose. Però, allora, venendo alla tua domanda, Sebastiano, purtroppo mi dispiace che tante fiction come Padre Pio, Racket, La Uno Bianca, vabbè, Romanzo Criminale, purtroppo le sto rifiutando, perché da quando abbiamo aperto questo primo corso al mondo universitario di teatro integrato, appunto con ragazzi diversamente abili, non riesco più a fare né film né fiction, e questo mi dispiace, perché sarebbe una buona entrata economica, che come sai per lavorare poi a teatro c'è bisogno, perché a teatro si finisce così, si monta, si smonta, si mette a posto, ma non c'è mai niente in ordine, e questo mi dispiace molto, ma anche perché ti dà tantissima popolarità. Io mi ricordo quando ho fatto La Passione di Cristo, che ho flagellato Gesù per 16 minuti, ho rischiato la vita a Los Angeles grazie all'ambasciata italiana che mi ha messo la scorta, ho salvato la pelle, ma anche il Romanzo Criminale ti dà tanta popolarità, e questo ti dà la possibilità di far conoscere anche al grande pubblico di quello che fai. C'è una grande novità, non dovrei dirlo, però
lo dico, che probabilmente quest'anno voi siete i primi a saperlo. Esclusiva, esclusiva. La prima esclusiva, vai. C'è molta... Sì. C'è la possibilità, una buona possibilità concreta che saremo a Sanremo quest'anno come ospiti, perciò puoi immaginare appunto la possibilità di far conoscere a milioni di persone il lavoro del teatro patologico, perciò in questo lavoro ci siete anche voi, hai ricordato Peter Pan, hai ricordato Alice nel Paese delle Meraviglie che abbiamo fatto tante, Pinocchio, perciò quando anche 10 giorni fa mi hanno dato un premio bellissimo a Firenze, per la prima volta una fondazione americana, una delle più grandi al mondo, Fondazione Kennedy, mi ha votato come uomo dell'anno, che mi ha dato una statua di Bob Kennedy che non ce la facevo a portarla da Palazzo Vecchio alla stazione. E lì ho sentito veramente vicino a me tutte le persone che in questi anni mi hanno aiutato come siete stati voi, questo è fondamentale. Facciamo partire il primo contributo video della serata. Ammazza come parlo bene, mi sono imparato.